Elena Santarelli si gira di spalle e lancia un sorriso davvero bello. È solare come sempre, anche se la giornata non sembra essere andata così bene. Ci sono alcune giornate che definirle amare è dir poco. Le cose non girano affatto. Vuoi per una giornata storta in famiglia, o sul posto di lavoro, o magari anche fermi a un semaforo. Insomma, se la giornata non gira, due sono le cose da fare. Continuare ad arrabbiarsi o prendere tutto con simpatia e un pizzico di ironia. A noi la scelta. Sembra che Elena Santarelli di smettere di sorridere non ne abbia propria voglia. Soprattutto quando capitano delle giornate in cui non si vorrebbe rivolgere parola proprio a nessuno. Ma il sorriso prima di tutto. E lei lo mostra anche ai suoi follower, nonostante la giornata, come abbiamo detto, sembra sia stata proprio nera. I follower devono essere sempre aggiornati, anche perché la conduttrice e showgirl ha un bottino niente male. Al suo seguito ci sono ben 1,8 milioni di persone. Davvero tante, ma non tutte la vogliono vedere sempre sorridere. Se c'è una giornata no, sanno accogliere anche quella. Ma è lei che non vuole smettere di farlo. Lo afferma, forte e chiaro, in didascalia. Diciamo che oggi il sorriso serve a mascherare una di quelle giornate da giramento di scatole. Se lo vogliamo chiamare così, si capisce, dal post ironico, che la conduttrice vorrebbe usare altre parole, ma non può. Sul web girano già troppe parole fuori posto. Meglio non mettere il famoso carico da 90. Nonostante il giramento, di scatole, il sorriso le dona quel tocca di bellezza che non le manca mai. Anche il vestito sembra essere molto elegante, portato con molta femminilità. Domani è un altro giorno, si vedrà. Giusto una settimana fa, però, il sorriso era vero e spontaneo. Perché con il suo grande amore, Bernardo Corradi, erano in giro per Roma per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Prima di concedersi una bella pizza. Chissà in quale angolo della città eterna. O magari, visto il periodo, direttamente a casa. Basta l'amore.